del Monte Carmelo. Gettatosi a terra, pose la faccia tra le proprie ginocchia e pregò. Il cielo era chiuso da 3 anni e mezzo. Disse allora al suo ragazzo: vieni qui, guarda verso il mare. Il ragazzo andò, guardò e disse: non c'è nulla. Ed io disse: tornaci ancora per 7 volte. La 7ª volta il ragazzo riferì ad Elia: ecco una nuvoletta come una mano d'uomo sale dal mare. Elia disse: va a dire al re, attacchi i cavalli al carro e scendi subito al tuo palazzo, perché non arriverai in tempo, perché la pioggia sta per cadere. Subito il cielo si oscurò per le nubi e per il vento, la pioggia cadde a dirotto. Siamo sul Monte Carmelo. Da 3 anni e mezzo il cielo è chiuso. Lo ha chiuso Elia. E adesso la terra è arida. Il bestiame non ha più erba. È necessaria la pioggia. Ed Elia sale sul Monte Carmelo, piega le ginocchia per terra, pone il capo tra le ginocchia, prostrato, e intercede. La potente intercessione di Elia. Manda il fanciullo perché veda se dal mare sale qualche nuvola. Dopo 7 volte, ecco che si vede una nuvoletta. Trasalisce Elia. Quella nuvoletta è l'inizio della grazia. La pioggia sta per scendere sulla terra, e la pioggia scende a dirotto dopo tanti anni di siccità. Oggi celebriamo la festa della Madonna del Carmelo. È lei quella nuvoletta che si espande e porta la pioggia sulla terra arida. E noi salutiamo Maria, che ha fatto piovere sulla terra il giusto, che ha inondato la terra della grazia divina. Maria, nostra madre, la madre del Carmelo, la madre che impetra la pioggia sugli uomini, la madre che intercede per noi, come Elia, rivolgiamoci al cielo e il Signore manderà la nuvoletta. Quella nuvoletta è Maria, che preluda la pioggia della grazia. Questa sera vogliamo cantare a Maria del Carmelo, a Maria che distribuisce la pioggia agli uomini, sui figli, Maria che fa scendere l'acqua che rola la terra, e la terra arida diventa nuova verdeggiante, e di nuovo gli uomini cominceranno a vivere perché l'acqua è venuta. O Maria, noi ti invochiamo questa sera, ti invochiamo e saliamo come Elia sul Monte Carmelo, quel monte che è consacrato a te. O Santa Maria del Carmelo, ascolta questa sera la nostra preghiera. I nostri campi sono aridi, i nostri gruppi hanno bisogno dell'acqua, le nostre zolle sono a riarse dal sole. O Maria, sui gruppi di rinnovamento della nostra diocesi,
noi chiediamo la pioggia del cielo, che irrori la terra, invochiamo questa pioggia che fecondi la terra sul nostro gruppo della noce e su tutti gli altri gruppi della diocesi. O Maria, siamo qui questa sera per impetrare da te una grazia del rinnovamento di vita, una pioggia nuova, la pioggia dello Spirito che scenda a fecondare la terra. O Maria, siamo qui come Elia, prostrati davanti a te e imploriamo che la nuvoletta salga dal mare, che tu salga dal mare e riempi il cielo di nubi e piova sulla terra la grazia divina. Lode, gloria e onore a te, Signore. Canto numero 110. Signore, l'uomo da se stesso non può fare nulla. Sei tu, o Signore, che dai le grazie. Non datevi da fare, dice il Signore. Non lavorate, dice il Signore, ma pregate, perché è dal cielo che scende la grazia. Pregate il padrone della messe, perché mando operai nella sua messe. Pregate. Fratelli e sorelle, questo è l'invito di Maria, l'invito che questa sera la Madre ci rivolge. Pregate, continuate a pregare, insistete sempre. È l'invito di Gesù, è l'invito delle sette volte che ci viene dato questa sera. Dobbiamo pregare, insistere nella preghiera, perché la grazia del cielo scenda. Dio vuole essere pregato, Dio è pronto a darci ogni cosa, ma vuole che noi gliela chiediamo, e Lui è pronto a donarci tutto, soprattutto ci darà il suo Spirito, come Gesù diceva. Chiedete, come voi che siete cattivi, quando il figlio vi domanda un pane, non date una pietra, così anche il Padre vostro che è buono, quando chiedete, vi darà lo Spirito Santo. È la vera preghiera che viene esaurita, quella dello Spirito Santo. È una preghiera infallibile, nel senso che Dio, quando noi chiediamo lo Spirito, sicuramente ce lo dona, perché è nello Spirito che noi possiamo pregare. O Padre del Cielo, in questo momento ti chiediamo lo Spirito Santo. Con Maria nostra Madre, noi ti invochiamo, Padre, manda su di noi il tuo Spirito, e rinnova la faccia della terra, rinverdisce le nostre zolle, rinverdisce i nostri gruppi. Mando, Padre Santo, il tuo Santo Spirito su di noi questa sera. Insieme con Maria noi ti gridiamo, manda il tuo Spirito, Signore, manda il tuo Spirito, Signore. Rispondiamo col canto in lingue all'invito del Signore. Iani mia na miuia era na io vieni a no shikora e mira in usciare di nina nora mi o aliria na io e aliria na io
desidera gli annunci di noi, e ne hanno io. Shalini yani kerena yana yana yo. Merina musharana yo rayo. Merini yani nanakini yalo shintara yana kito stero no. Ayani niyano shiri yano tiyanara yo. Starana Yuliana Yamoniana. Signore, tu ci hai chiamato al grande convito dell'amore, ci hai invitato ad amarci gli uni gli altri, e con l'amore ci sarà l'abbondanza di ogni bene, come ci dici, tu ci dici questa sera del profeta Gioele. Vi compenserò delle annate che hanno divorato la locusta e il bruco, il grillo e le cavallette. Mangerete in abbondanza e sazietà e loderete il nome del Signore vostro Dio, che in mezzo a voi ha fatto meraviglia. Voi riconoscerete che io sono in mezzo ad Israele, e che sono io il Signore vostro Dio, e non ve ne altri. Mai più vergogna per il mio popolo. Alleluia. Sì, o Signore, noi mangeremo il pane che tu ci dai, noi berremo il vino che tu ci dai, noi verremo qui davanti a te, noi ci ameremo gli uni gli altri, cioè mangeremo il pane dell'amore, il vino della verità. Tuo Signore ci darai da mangiare e da bere, e noi saremo qui insieme a lodarti, a magnificarti, perché nell'amore tu ci riconosci come tuoi figli. Lode e gloria a te, Signore. Dice il Signore: venite, venite a me, o benedetti, e vi ricolmerò del... Il Signore ci esorta ad amarci gli uni gli altri, senza distinzione di persone, senza emarginazione dei poveri, dei deboli, di coloro che noi chiamiamo emarginati. Certo, si adempite il più importante dei comandamenti secondo la Scrittura: amerai il prossimo tuo come te stesso. Fate bene. Ma se fate distinzione di persone, commettete un grande peccato e siete accusati dalla legge come trasgressori. Questo testo di Giacomo ci viene dato questa sera. È il Signore che ci dice: amatevi gli uni gli altri, senza distinzione di persone. Ma se volete avere qualche predilezione, fate una predilezione per i poveri, per i deboli, per gli ultimi, per gli emarginati, per gli umili della terra, perché questi sono più vicini al mio cuore. O Signore, noi ci vogliamo amare gli uni gli altri, senza emarginare nessuno, ma vogliamo con predilezione amare i più deboli, i più poveri, coloro che più hanno bisogno, i fanciulli, tutti quelli che hanno bisogno particolarmente di amore per crescere in te. Signore, dacci quest'amore. O Maria, madre buona, madre dell'amore, insegnaci ad amare tutti. Tu amasti tutti, o Maria, e questa sera vogliamo che tu ci insegni ad amare. Tu prediligesti i poveri. Quando tu comparisti, comparisti a Massimina e a Melania, comparisti a Bernardetta, comparisti a Giacinto, a Lucia e all'altra ragazzina di comparisti a Bernardetta, comparisti a tutti i fanciulli a Međugorje. Tua Maria, prediligesti i poveri, avesti un occhio di riguardo per i poveri,
e attraverso i poveri ci narrasti e ci narri continuamente l'amore di Dio. O Maria, insegnaci ad amarci tra di noi, con un amore grande, con un amore che scende dal cuore del tuo figlio, e di amare soprattutto i poveri, i sofferenti, gli emarginati, i fanciulli. Lode e gloria a te, Signore.